10 arresti ai domiciliari e la sospensione delle funzioni per 2 mesi di un funzionario regionale. È sfociata nel blitz Corsidoro, l'inchiesta della Procura di Messina sulla gestione dei fondi destinati alla formazione professionale in Sicilia dal 2007 a oggi. Gli arresti sono però solo la punta dell'iceberg di un'indagine ancora in corso e che potrebbe riservare ulteriori sviluppi. Tra gli indagati, infatti, figurano anche gli stessi enti finiti nel mirino della finanza e della polizia giudiziaria e della polizia, cioè Aram, Lumen e Ancol, ai quali è stato negato l'accreditamento per gli ultimi anni formativi. LFM Giallo hanno eseguito un gran numero di accessi ai conti correnti degli enti e delle società e servizi a esse collegate, sia quelle che gestivano il patrimonio immobiliare che quelle che offrivano consulenze e forniture. Sequestri legati alla proroga delle indagini preliminari che vede coinvolti personalmente i deputati nazionali e regionali del PD, Franco Antonio Genovese e Franco Rinaldi, sui quali vige perciò il più stretto riservo. Agli atti anche la sovravalutazione di affitti pagati con i finanziamenti regionali e società intestate alle stesse persone che poi progettavano e gestivano i corsi o i loro stretti congiunti, poi false fatture per le forniture e i materiali in realtà mai fornito, o anche qua a costi elevati, forniture effettuate in alcuni casi ancora una volta a società facenti capo agli stessi oggetti che poi si occupavano dei corsi. La Procura aveva chiesto al GIP De Marco altre misure cautelari, respinte però dal giudice. Tra gli indagati ancora top secret figurano anche ex esponenti politici e di governi locali e regionali. L'inchiesta riguarda fatti stretta competenza territoriale, precisa il procuratore capo Guido Loforte. Impossibile però tacere lo sfondo palermitano su cui è stata compiuta la man bassa ai fondi della formazione, cioè il governo lombardo, quando assessore alla formazione era l'economista messinese Mario Centorrino, che insieme al dirigente Ludovico Albert vararono la ormai nota circolare che consente agli enti di formazione di cedere come fossero rami d'azienda accreditamenti e pacchetti di ore di formazione, norma che ha consentito al gruppo Genovese, sedante causa della nomina di Centorrino, di compiere una poderosa incetta sul mercato regionale degli enti di formazione e i relativi finanziamenti.